buongiorno. La prima giornata qui alla 125esima Fiera Cavalli. Noi allo stand di Cavallo Magazine parliamo alla grande con il direttore della Cavallerista Reale di Cordoba, Javier Gómez González. Ben arrivato. Muchísimas gracias. Un verdadero placer volver a estar en Verona en este magnífico evento y también en este stand que todos los años con agrado nos atiende y le estamos muy agradecidos. Dice che è molto felice di essere qua per la terza volta in questo grande evento che è la Fiera di Verona e di essere qua nel vostro stand che tutti gli anni lo accoglie e quindi è contento anche questa volta di raccontarci le sue cose. Noi siamo anche contenti di avere con noi ancora anche quest'anno Paolo De Stefanis che ci farà da traduttore, un appassionato di Montiberica e quindi... Benissimo. Con cosa siete venuti? Quest'anno siete qui con tanti cavalli, mi hanno detto, è un bellissimo spettacolo. Este año está aquí con mucho caballo y uno spettacolo muy guapo. Bueno, hemos tenido distintos momentos para visitar esta feria. Yo afortunadamente he tenido el placer de hacerlo en los últimos 6 años. Y bueno, cada año pues, intentamos tener una presencia mucho más activa. Solo un segundo. Lui è la sesta volta che viene personalmente e tutti gli anni stanno cercando di crescere e di fare delle presentazioni più attive, una presenza più attiva e delle presentazioni più belle. In un principio pues, estuvimos haciendo relaciones con distintas asociaciones y colectivos del mundo del caballo para promocionar pues, nuestra tierra y el magnífico edificio donde trabajamos, las Caballeristas Reales de Córdoba. All'inizio hanno fatto degli accordi con delle associazioni per cominciare a promuovere e presentare la loro splendida terra che è l'Andalusia e la splendida struttura dove loro hanno la Cavallerizza Reale che ricordiamo, e lo aggiungo io, che è una struttura antica ed è dove è nato proprio il cavallo di pura razza spagnola. Il passato anno venimos con varios de nuestros jinetes para ofrecer algunos números de nuestro espectáculo ecuestre y también pues para seguir haciendo contactos con clubes y asociaciones ya que tenemos un gran número de aficionados y de profesionales de este país que todos los años nos visitan, como por ejemplo puede ser no solamente Paolo sino toda su familia que 2 o 3 visitas anuales no suelen hacer. Allora, l'anno scorso sono venuti anche con dei cavalieri, con dei jinetes e dei cavalli, me parece che erano 4 l'anno passato, algo así, comunque 4. E poi hanno continuato a mantenere i contatti con varie associazioni qua, tra l'altro anche la mia, e lui dice che appunto in contatto, io vado da loro almeno 2 o 3 volte all'anno con tutta la famiglia, nel senso che non è, questo lo aggiungo io, non è solo un posto per professionisti, ma è anche una cosa, ed è un ambiente molto familiare, l'ambiente è molto familiare. Tra l'altro, perdonatemi, ma... Probabilmente io ho proprio immagazzinato nella memoria il Cordoba Equestre come un posto dove si impara, cioè è nato per trasmettere la cultura dell'equitazione iberica, quindi si va lì anche proprio per crescere culturalmente e non è detto che si debba essere dei professionisti per cominciare a farlo. Después adelantamos lo que estaba diciendo antes. Está diciendo que ella tiene en su mente que Cordoba Equestre es un lugar donde la gente va para mejorar la cultura ecuestre y no necesita que son personas profesionistas, que son profesionales. Puede también ir la persona que quiere mejorar, que quiere subir en su cultura ecuestre. Bueno, en definitiva, la labor de promoción se puede hacer desde distintos ámbitos. Yo creo que la grandeza del caballo está en todo esto, ¿no? Es decir, el caballo es cultura, es deporte, es tradición, es proyección de la marca de una ciudad, como es el caso que nos trae. Es decir, nosotros, nuestro espectáculo es uno de los elementos más atractivos turísticamente de una ciudad con un patrimonio increíble como la ciudad de Córdoba. Allora, è proprio il cavallo che permette di fare tante cose attorno al cavallo. Non è solo uno sport, ma è anche cultura e rappresentazione, e specialmente nel loro caso è anche una cosa legata a una città, perché loro praticamente promuovono Cordoba, promuovono con il loro spettacolo il ballo e il duende dei cavalli andalusi, e però è tutto se uno va là si rende proprio conto che c'è tutta una collaborazione tra la città,
nostra, cioè loro vivono proprio il cavallo in tutto e per tutto nella loro città. Mi piace questa parola, il duende, è il sentimento. Lo ha definito perfettamente, il sentimento, questa forma di sì. Cada uno llevamos el caballo, cada uno lo traslada. Sì, praticamente è il sentimento che appunto ognuno lo prende e lo trasmette dal cavallo, ecco. A noi piace moltissimo questa attenzione data a questa cosa così volatile, così delicata, che è il sentimento che sta attorno al cavallo e che forse è più importante della tecnica, forse, o va assieme, non lo so. Bueno, el sentimiento, la simbiosis, la unión que existe entre el caballo y el animal, en definitiva son un binomio y bueno, la perfecta fusión de ambos es lo que hace que todos disfrutemos tanto de este noble animal. Sí, appunto la fusione che c'è tra cavallo e cavaliere, che alla fine poi si crea questo binomio, è quello che appunto dà questo sentimento. Ecco, quindi non si impara solo la tecnica, ma anche a sentire, a provare emozione con il proprio cavallo. Ma anche sentimento. È come tutto, io credo che la grandezza del cavallo, come le decía, è l'espectro tan amplio che può occupare. ¿No? Hay gente, come i nostri jinete, che si dedicano professionalmente a ello, e hay gente che lo disfruta di otra manera. Por eso tenemos muchísimo éxito en el sentido de que la gente lo que quiere es mejorar para disfrutar cada día más, conocer mejor el caballo, pues para sacarle mayor rendimiento y compartirlo. Por lo tanto, es magnífico. Allora, ognuno si avvicina al cavallo come può, o come in varie forme, diciamo. Come lui dice, i loro chinete, i loro cavalieri sono dei professionisti, quindi lo fanno, tra virgolette, come lavoro. E quindi hanno un certo modo di avvicinarsi al cavallo, però dice chiunque vuole disfruttare, vuol dire godersi il cavallo, no? Cosa fa? Va a imparare queste tecniche e va a conoscere il cavallo per poterlo, io dico sfruttare per avvicinarmi, spagnolo, ma non vorrei essere frainteso, non sfruttare il cavallo, a godersi al massimo questa esperienza col cavallo, no? Perché disfruttare in italiano è sfruttare, è una parola non molto buona, la sto solo spiegando perché... Sto parlando in spagnolo. Y bueno, lo que sí que me agrada y quiero agradecer y aprovechar este espacio para hacerlo, la sensibilidad que ha tenido tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Turismo de Italia, que son los que han hecho posible que Córdoba Ecuestre pueda traer pues su espectáculo de gala. Es decir, hemos venido pues con un gran equipo de profesionales y también con 22 ejemplares. Y bueno, en el pabellón de estos ministerios pues vamos a poder hacer hasta 3 representaciones. Allora, in questo caso, quest'anno, tornando al discorso di prima, che c'è stato questo miglioramento cada anno, no? Ogni anno c'è stato questo miglioramento, c'è stato un grandissimo interessamento del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero del Turismo, che hanno voluto fortemente la loro presenza e loro hanno preparato uno spettacolo di gala, che è quello che fanno poi da loro. Hanno dovuto avere un grosso impegno perché sono qua con 22 cavalli, quindi tutti i cavalieri, i chinete, chi dà una mano, chi dà la comida, tutto questo equipo che deve far tutto per preparare questo spettacolo che durerà, che quanto è lo spettacolo? Un'ora e mezza? Una ora e quarto. Un'ora e un quarto di spettacolo che verrà fatto tutti i giorni nel padiglione del Ministero dell'Agricoltura. Padiglione 2. Padiglione 2. A che ora? Pues bueno, mañana es viernes y sábado, ¿sí? Entre las 11:30 a las 12 de la mañana. Y hoy, pues también el gran honor de que el ministro Francesco Loggio Brigida pues, va a estar con nosotros y le vamos a hacer una presentación de los mejores números. Durará aproximadamente unos 30 minutos. Y bueno, vamos a presentar lo mejor de nuestra equitación, de nuestra cultura y de nuestra tradición. Allora, venerdì sábado. Ci saranno due spettacoli all'incirca a mezzogiorno, è previsto per mezzogiorno. C'è stato questo grosso interessamento del ministro Lollobrigida e quindi oggi durante l'inaugurazione il ministro Lollobrigida sarà con loro e faranno uno spettacolo alle 12:40 che sarà un riassunto di quello che loro fanno, che durerà circa mezz'ora, dove loro faranno vedere un po' tutte le loro tecniche equestre, la loro cultura equestre e quello che
e come si va a cavallo in Andalusia. Perfetto, noi saremo felicissimi di vedervi e diamo appuntamento a tutti gli amici al Padiglione 2 per afferrare il sentimento di Cordoba equestre. Grazie. Grazie a ustedes nuevamente a Cavallo Magazine por el cariño y la simpatía con la que nos acogen todos los años. E per la vostra gentilezza, devo dire, nonché pazienza. Grazie. Grazie anche a tutti, a Cavallo Magazine, per la gentilezza e la simpatia con cui lo accogliete tutti gli anni. Un piacere. Un piacere nostro. Grazie. A presto.